Una produzione Top Driver TV. Guardala online www.topdriver.tv. In collaborazione con regolink.com. Tutto il mondo delle gare di regolarità online. Programmi, iscritti, classifiche, news. www.regolink.com. Sabato 9 e domenica 10 gennaio, Sora ha ospitato la quinta edizione della Coppa dei Lupi, valida come prima prova del campionato italiano regolarità autostoriche. La manifestazione, organizzata dalla Scuderia del Tempo Perso, ha visto ai nastri di partenza ben 71 equipaggi provenienti da tutta Italia, pronti a darsi battaglia nelle 50 prove disseminate lungo il percorso di quasi 300 km. Il sabato, dopo le consuete fasi preliminari, caratterizzate dalle verifiche sportive e tecniche, la gara ha preso il via nel primo pomeriggio dalla centralissima piazza Santa Restituta, tra numerosi appassionati e curiosi che hanno affollato già da metà mattina le vie del centro storico per ammirare le vetture nel parco partenza. Era da tanto tempo che non ero alla prima del campionato italiano, quest'anno ci sono con Franciacorta Motori, sono molto felice, sono contento, sono carico quanto basta e quindi faranno i conti anche con me. Fortunatamente quest'anno la gara non presenta le condizioni meteo degli altri anni, quindi dovrebbe essere leggermente più facile affrontare il percorso. Ciò significa che ovviamente tutti i top driver punteranno alle posizioni di vertice, quindi vediamo un attimino, è una nuova Coppa dei Lupi, ecco, non è la classica di tutti gli anni. Prima volta che il Classic Team mette in campo questa macchina, perché è una vettura appunto della nostra scuderia, è la prima volta che la guido, la provo. Il feeling è un ottimo feeling, onestamente pensavamo di avere qualche difficoltà, invece ci troviamo abbastanza bene. Speriamo di fare anche un bel risultato in gara, di mantenere un'ottima media. L'anno scorso ho partecipato e la temperatura era come adesso, forse leggermente, qualche grado di meno. Abbiamo avuto un po' di difficoltà a Passo Godi perché abbiamo trovato un po' di neve e anche su alcune prove,
per il resto della gara invece le strade pulite. Noi usiamo comunque le gomme chiodate perché non si sa mai, basta un piccolo tratto di strada ghiacciato perché comprometta la gara. Devo dire che quest'anno la Coppa dei Lupi, come tutti gli anni, ci riserverà sicuramente tante sorprese. È una gara molto tecnica, abbiamo avuto modo di studiarla così sul roadbook. Sicuramente la notte sarà il nostro nemico numero uno. Non c'è la neve quest'anno, ma comunque insomma, diciamo, abbiamo preparato la gara al meglio delle nostre possibilità. Con Classic Team abbiamo sposato questo progetto, quello del campionato italiano. Insomma, il nostro presidente ci tiene tantissimo, anche noi ci teniamo tanto a far bene dopo tanti anni di assenza. Cercheremo insomma di onorare i colori e il nome della nostra coppia. Siamo presenti in 7 equipaggi qui alla prima del campionato, la Coppa dei Lupi. Ovviamente i nostri antagonisti sono sempre Franciacorta Motori, presenti in forza soprattutto con vetture anteguerra, però noi ce la metteremo tutta per ben figurare già dalla prima del campionato italiano. Sotto il profilo sportivo, la Coppa dei Lupi 2016 non ha tradito le attese ed ha visto i tanti specialisti al via darsi battaglia sul filo dei centesimi. Dopo il primo passaggio attraverso la Forca d'Acero, il passo che portava la carovana verso l'Abruzzo, il primo colpo di scena, la Balilla 508S Siata di Riboldi Peli accusa un cedimento meccanico e dopo aver perso la ruota posteriore sinistra urta la montagna. Nulla da fare per il portacolori della Franciacorta Motori, che dovrà abbandonare la gara mentre occupava la sesta posizione assoluta, a solo 9 penalità dalla vetta della classifica, occupata dal neo compagno di squadra Mario Passanante, su A112, che confermava lo stato di forma preannunciato prima del via. Al secondo posto il duo di Pietra, su Fiat 508C del Classic Team Eberhard, staccati di 2 sole penalità, seguiti dal campione italiano in carica Maurizio Aiolfi, navigato da Alessandra Pandozzi su BMW 2002 TI. Dopo i suggestivi passaggi da Pescasseroli e Prezza e l'arrivo dell'oscurità, risalivano prepotentemente nelle parti alte della classifica Fontana Piga e Scarabella Adorni. Entrambi gli equipaggi su A112 Abarth Classic Team Eberhard, che dopo il CO di metà gara a Passo Godi risultavano rispettivamente in prima e terza posizione assoluta. Tra le top car, dopo l'uscita di scena di Riboldi, di Pietra si limitavano a gestire il vantaggio accumulato su Spagnoli Parisi, Fiat 508S Ghia Franciacorta Motori e Turelli, attardati fin dall'inizio per noie meccaniche. Il secondo passaggio da Forca d'Acero è stato caratterizzato da una fittissima nebbia, che ha costretto la direzione gara all'annullamento di 4 prove. Dopo il controllo orario a San Donato, gli equipaggi hanno affrontato le ultime prove cronometrate prima del ritorno a Sora per la conclusione della gara. Sotto l'arco di arrivo, un provato ma soddisfatto Enzo Sergnese, artefice della scelta del percorso, accoglieva uno ad uno tutti gli equipaggi, ricevendo unanimi commenti positivi, con l'unico rammarico dovuto alla mancanza della neve, che avrebbe reso la Coppa dei Lupi 2016 ancora più dura. Beh sì, devo dare ragione a queste teorie. In effetti, se ci fosse stata la neve sarebbe stato una cosa quasi impossibile. Il problema è che noi forse abbiamo un'idea della regolarità un pochino più dura, più pura, e certe volte osiamo anche un po' troppo,
però sempre alla fine per far divertire i concorrenti, quindi mi auguro che lo abbiano apprezzato e comunque noi siamo qui per cercare di farvi divertire. Diciamo bene, ci siamo divertiti, abbiamo trovato una gara un po' diversa dal solito, apparentemente semplice, però diciamo che molto tecnica, e quindi le difficoltà sono state non poche. Comunque ci siamo divertiti abbastanza. Non è stata semplice, perché in questo stato non è che sia stato sicuramente brillante, però senza neve è stata una gara normale, diciamo. Una gara normale, anziché fatta con la Polo, fatta col piumino, però una gara normale, diciamo. Bello, io mi chiedo se ci fosse stata la neve cosa sarebbe stata questa gara, perché già così è stata bella con la neve, sarebbe stata favolosa. L'unica cosa è che non saremmo forse mai arrivati nei tempi, perché già così è stata bella tirata e c'è stato da andare per tutti i CO e per tutte tantissime prove, insomma. Beh, la gara è sempre spettacolare, perché il percorso si presta proprio per una gara di regolarità. Purtroppo, sempre sotto l'aspetto dei rilevamenti di passaggio, ci sono sempre le solite problematiche, prove troppo tirate per macchine di primo e secondo raggruppamento. Bene, bene, dai, molto impegnativa comunque, una bellissima gara, molto bella. Stanchi? Sì, abbastanza. Quasi 10 ore di gara. Guarda, sono andato benissimo, peccato che non c'era neve. La strada asciutta, noi eravamo venuti preparati per la neve e il ghiaccio. Che nonostante la cadenza sei uno specialista della neve, non si direbbe, ma... Veniamo da Avellino, altri lupi, quindi venivamo qua a trovare i fratelli, capito? Purtroppo va bene così. Comunque è stata abbastanza bella tirata, dura. Tutto sommato, non ci possiamo lamentare. Stanchi e soddisfatti di questa gara? Per ora sembra a metà gara, siamo messi abbastanza bene, 11ª posizione, vediamo in fondo come andrà a finire. Invece il navigatore lo sento più ottimista. Ma io sinceramente, per essere la prima volta, sono molto ottimista, anche perché siamo partiti male ma stiamo andando e le stiamo suonando bene, dai. Quindi entusiasta di questa esperienza? Sì, è da rifare. Da rifare sicuramente anche l'anno prossimo. Ma tutto bene, ci siamo divertiti tanto, è un po' straziante la gara, però tutto, per fortuna tutto è filato come doveva. Straziante perché è lunga, quasi 10 ore di gara, di guida, oppure per altri motivi? Straziante perché era molto veloce, erano impegnativa più che altro, e a me è la seconda, quindi io sono un po' più svantaggiato rispetto agli altri. Avrai tempo per crescere, quindi adesso bisogna allenarsi per migliorare. Bisogna allenarsi perché ho fatto appunto degli errori per mancata esperienza. Ma in fondo siamo arrivati con qualche problemino alla macchina, però non ci lamentiamo più di tanto. Speriamo che il prossimo anno ci sia la neve. Tutti che ormai, l'unica cosa che gli organizzatori per ora non riescono a gestire, però sembra che il prossimo anno magari prenderanno dei cannoni. Prenotiamola per il prossimo anno. Il toscano finale per rilassarsi delle avventure, com'è andata? È andata bene, divertente, come sempre, parco nazionale bellissimo, strade guidate, macchina favolosa, belle, tutto bene. Molto tecnica, con qualche momento anche un po' di difficoltà nella nebbia su a Forcadacero, però devo dire soddisfatti, ci siamo divertiti. Poi adesso i tempi vedremo, chissà, magari c'è anche qualche sorpresa. 2 anni fa ho fatto il pilota e lui era il mio navigatore. Quindi è cresciuto bene, imparato bene, oppure era meglio che rimaneva sul sedile di destra? Era meglio che rimaneva sul sedile di destra, comunque no, è bravino anche a guidare. Purtroppo, per fortuna, sono rimaste sul tetto. Ma per sfortuna, perché sarebbe diventata veramente selettiva la gara e impegnativa. Siamo soddisfatti, nonostante abbiamo avuto degli inconvenienti elettrici nella strumentazione, il computer dei tempi,
e quindi almeno tre prove le abbiamo fatte a naso. Per il resto è stata impegnativa il pezzo con la nebbia, perché non si vedeva veramente, la visibilità era proprio, non dico a zero, ma mancava poco, nonostante gli antinebbia non si riusciva proprio a vedere. Per il resto siamo soddisfatti, e ci serve di esperienza, una bella manifestazione, una bella piazza, un bel pubblico. Com'è andata questa Coppa dei Lupi? Un po' più comodo degli altri? Noi sicuramente abbiamo visto qualcosa, molta nebbia, però ci siamo divertiti e, come dicevo all'inizio, siamo sicuramente quelli con la macchina più giovane, ma siamo anche quelli più belli, perché pure noi siamo più giovani, quindi... Quindi, viva la modestia, abbiamo finito la Coppa dei Lupi in bellezza, ci vediamo l'anno prossimo. Certamente, grazie di tutto, buonanotte. Ciao. Domenica mattina, alla presenza del sindaco di Sora, Ernesto Tersigni, si sono svolte le premiazioni presso l'Hotel Olympus, sede anche della direzione gara. Mario Passananti e Cristina Vagliani si aggiudicano la quinta edizione della Coppa dei Lupi su A112. Seconda posizione per Armando Fontana e Danilo Piga su A112 Abarth del 1975 e terza piazza per Giovanni Scarabelli e Giovanni Adorni, anche loro su Autobianchi A112 Abarth del 1975. All'equipaggio di Pietra di Pietra, su Fiat 508C, il primato nella classifica Top Car e nel primo raggruppamento. Nel secondo raggruppamento, vittoria per Luciano Lui e Guido Ceccardi, su Fiat 1100-103 Classic Team Eberhard, mentre nel raggruppamento 3, il duo Brozzetti, su Alfa Romeo 2000 Spider, ha preceduto Cabella Corinti, su Triumph TR3. A Molinari Vavassori, in gara con una Porsche 356, il primato nel quarto raggruppamento. Armando Fontana si è aggiudicato il sesto raggruppamento e nel settimo raggruppamento vittoria di Massimo Zanasi in coppia con Mario Perri. Da segnalare la sesta posizione per il campione italiano 2015, il piacentino Maurizio Iolfi, vincitore delle ultime tre edizioni ed in gara con l'insolita BMW 2002 Ti, in vista del prossimo rally di Monte Carlo storico. Tra le scuderie si conferma la plurititolata Franciacorta Motori, che precede il Classic Team Eberhard, penalizzato dalla limitata presenza di vetture anteguerra. Piena soddisfazione anche da parte del presidente della scuderia del tempo perso, Mauro Doria, che con l'aiuto del suo gruppo è riuscito a confezionare un evento di ottima qualità, sia sotto il profilo organizzativo che dal punto di vista sportivo. Oh, Mauro Doria, è terminata anche la Coppa dei Lupi 2016, sentendo i partecipanti è stato un grande successo, soprattutto dal punto di vista tecnico. I concorrenti all'arrivo erano tutti stanchi, ma soddisfatti di aver portato a termine una gara così impegnativa. Sì, è andata bene anche questa edizione, tecnicamente si è comunque rivelata impegnativa, senza però avere la neve che avrebbe ancora maggiormente creato problemi ai concorrenti. La prova è sempre molto tecnica e la lunghezza chilometrica fa sì che sia veramente uno sforzo per tutti i partecipanti. Quest'anno ci sono avuti anche diversi partecipanti provenienti da varie parti d'Italia, tanti top driver, quindi i commenti positivi parlano già di un ritorno per il prossimo anno. Deve essere grande soddisfazione per un club come il vostro, che è fatto soprattutto di amici. Sì, quest'anno devo dire abbiamo avuto una partecipazione molto numerosa, soprattutto come hai accennato tu, di top driver. I primi 12 erano top e fino al numero 36 erano classificati. Sì, anch'io ho sentito lusinghieri giudizi, speriamo tornino l'anno prossimo. Insomma, noi ce la mettiamo tutta,
Ripeto, quest'anno abbiamo avuto il nostro top di partecipazione con 71 partenti, andiamo avanti, questo posso dire. Sì, sono felice, sono contento, sai, ieri prima della partenza mi sentivo bene, ti avevo detto, sono anch'io a lottare sicuramente per questa vittoria, alla fine ce l'ho fatta, devo dire che è andato per quanto mi riguarda tutto bene. Se qualcosa non è andata bene per tutti, perché siamo arrivati fino a stamattina per le classifiche, è andata male per tutti, non soltanto per alcuni. Quindi io dico sempre che le classifiche alla fine dicono la verità. Io ho dimostrato con i fatti che questa gara la meritavo e quindi stavolta è toccata a me. Sono felice di aver vinto la Coppa dei Lupi, una gara molto tosta, un percorso davvero stupendo, strade da guidare, entusiasmante stare in macchina. Sono stati 300 km divertentissimi e la chicca è stata riuscire anche a far bene i passaggi con queste fotocellule. Quindi io credo di non aver rubato nulla a nessuno e di aver meritato questa vittoria come altre volte meritano gli altri le vittorie nelle altre gare. Sono emozionata, sono soddisfatta, sono raggiante, è la prima volta che partecipo alla Coppa dei Lupi, è la prima volta che faccio una gara di campionato con Mario ed è la seconda gara che faccio con lui, quindi sono veramente soddisfattissima. Felice, 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 l'equipaggio perfetto direi, la macchina perfetta, gli strumenti Zero Time, Roberto Rossoni, perfetti.